Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con Conosciamo i candidati. Ci occupiamo ora di Fonzaso, dove c'è un solo candidato sindaco. Si tratta di Cristian Pasa che corre con la lista Fonzaso Bene Comune. Buonasera. Le chiedo innanzitutto di presentarsi. Sì, buonasera, io mi chiamo Pasa Cristian, sono un insegnante di scuola media di matematica per la precisione, insegno nell'Istituto Comprensivo di Pedavena, quindi molto vicino a Fonzaso, e sono laureato in geologia, Università degli Studi di Ferrara. Per diversi anni ho collaborato con l'università come assegnista di ricerca, sempre nel campo della geologia. Dopodiché ho fatto delle esperienze nell'ambito della ricerca petrolifera e ho compreso abbastanza in fretta che non era né la mia passione né probabilmente il mio lavoro e mi sono rivolto verso la libera professione che ho fatto per diversi anni, ma anche lì non ho trovato la soddisfazione che cercavo e l'ho trovata pienamente nell'insegnamento e mi ritengo una persona fortunata perché faccio il lavoro che mi piace. Ecco, le chiedo ora invece di presentarci il programma che avete, insomma, per Fonzaso Bene Comune. Sì, innanzitutto come prima cosa voglio dire che sono dispiaciuto della presenza di un'unica lista per Fonzaso perché è un comune importante della provincia di Belluno, è un comune popoloso e quindi dal nostro punto di vista l'essere l'unica lista candidata è un dispiacere perché riteniamo che solo da un confronto di più liste possa emergere poi quella che sia la soluzione migliore. In questo caso, comunque, noi ci assumiamo pienamente la responsabilità, nel caso che i cittadini decidessero di accordarci il loro voto e quindi di permetterci di superare il problema del quorum, che ricordo essere il 40%, quindi una soglia difficile da raggiungere, e di portare avanti quello che per noi è il programma. Quindi abbiamo diversi punti, riteniamo fondamentale per il nostro paese, proprio per l'assetto, per la tipologia di paese che mantiene il suo aspetto urbano, urbanistico, quindi con gli edifici trattenuti verso i centri e un ambiente rurale piuttosto vasto, ancora coltivato, è un aspetto molto particolare all'interno anche della regione Veneto. Gli edifici sono molto importanti, abbiamo ville venete di pregio artistico e culturale, quindi noi come lista intendiamo lavorare molto sul territorio, molto sulla valorizzazione del territorio, perché crediamo che la qualità della vita sia strettamente collegata anche alla bellezza del luogo dove si vive. Quindi come primo punto, come linea generale, io come sindaco, come candidato sindaco oggi e come lista che mi sostiene, come obiettivo avremo la riqualificazione di molti ambienti, sia urbani che rurali, del nostro paese. Quindi si tratta di riqualificare le piazze, di portare ordine e portare anche la sicurezza attraverso diversi impianti di videosorveglianza, perché effettivamente il problema dell'abbandono rifiuti nelle nostre zone inizia a essere piuttosto frequente, piuttosto invasivo. Naturalmente mi sono permesso di prendere degli appunti perché abbiamo diversi punti che vogliamo portare avanti, quindi avevo bisogno di scriverli. Ad esempio la riqualificazione della piazza della chiesa e del parco antistante alla chiesa, che in questo momento necessita di un grande intervento e può offrire poi successivamente per la viabilità cicloturistica un punto di approdo per quelli che vogliono anche visitare il paese, non solo un passaggio in bicicletta, ma poi anche soffermarsi a vedere quelle che sono poi le bellezze del nostro paese. È un incentivo anche per le attività commerciali che effettivamente stanno faticando nell'ultimo periodo, post-Covid possiamo immaginare, quindi anche questo può essere un incentivo poi per queste attività, insomma, quindi portare anche gente che sarebbe solo di passaggio, portarle a fermarsi nel nostro paese, che garantisco è veramente ricco di attrattive dal punto di vista culturale e architettonico. Su questo vogliamo puntare molto e riteniamo che in questo momento a Fonzaso manchi tutto quello che è l'evidenziazione dei beni e quindi noi vogliamo implementare una cartellonistica sulle ville, sulle piazze, che spieghi anche i fatti storici e l'evoluzione storica del paese, perché il paese è stato fondato molto molto tempo fa, già era presente già in epoca romana, tant'è che esiste anche un breve tratto di acquedotto che forniva di acqua al paese, quindi abbiamo diversi strati culturali e architettonici all'interno del paese che meritano assolutamente di essere valorizzati. Dal punto di vista urbanistico, vogliamo anche implementare tutta quella che è la sentieristica rurale,
con il Monte Avena, la sentieristica, quindi per il trekking, e i percorsi pedonali interni al paese, fare in modo che le persone si possano muovere in sicurezza all'interno del paese e quindi anche implementare tutta quella che è l'illuminazione e il risparmio energetico, visto anche l'aumentare sensibile dei costi oggi dell'energia. Per i comuni inizia a diventare estremamente gravoso il costo della bolletta, perché anche i comuni hanno delle bollette e sono piuttosto importanti, e proprio con i costi così elevati i comuni iniziano a sentire il peso di proprio il peso di questa spesa, che inizia a gravare pesantemente sui bilanci comunali. Quindi è necessario una riqualificazione degli impianti verso il risparmio energetico, sostituzione di lampadine, e quindi attrezzare gli edifici proprietà del comune con pannelli solari per l'autoproduzione di corrente, quindi andare verso questa direzione. Abbiamo quindi conosciuto alcune delle idee, insomma, no, del vostro gruppo, ma ci spieghi qualcosa di più sulla composizione di questa lista? Sì, allora noi abbiamo cercato di comporre il gruppo il più eterogeneo possibile dal punto di vista delle esperienze anche personali, di intere vite. Anche dal punto di vista dell'età siamo molto eterogenei, andiamo dai 23 anni fino ai 69 anni, quindi copriamo fondamentalmente tutto l'arco di una vita e l'esperienza e i desideri di ogni fascia di età. Quindi abbiamo degli elementi molto giovani che sicuramente possono spingere il nostro operato verso quelle che sono le esigenze di quella fascia di popolazione, come abbiamo anche persone di maturata esperienza, in questo momento pensionati, ma che hanno passato una vita nei cantieri e cantieri stradali, e sono un valore enorme dal punto di vista poi della gestione amministrativa di un comune come il nostro, che ha una viabilità estesa di grande passaggio e quindi anche di una particolare attenzione proprio sulla viabilità. Infine, chiudiamo con un invito al voto. Lei, insomma, corre, voi correte come unica proposta per Fonzaso, quindi le chiedo, come abbiamo chiesto a tutti, un invito al voto che per il 12 giugno. Sì, questa è la parte più difficile, per assurdo, della nostra corsa, possiamo definirla corsa, perché molti cittadini credono che con un'unica lista non serva votare. È invece fondamentale votare proprio in queste occasioni, perché Fonzaso è un comune grande, popoloso, e merita un sindaco che sia del paese. Se la nostra lista non dovesse raggiungere il quorum, che ricordo essere del 40%, quindi il 40% degli aventi diritto al voto, significa che il nostro comune verrebbe commissariato. Il commissariamento di un comune è la peggiore delle ipotesi in questo momento, perché non ci sarebbe la garanzia di alcuni servizi che sono in questo momento esistenti, e sicuramente non ci sarebbe la garanzia che vengano portati avanti i finanziamenti che in questo momento il comune ha, ma per i quali non è ancora stata fatta la progettazione, ad esempio. Quindi serve, è necessaria assolutamente, che ci sia un'amministrazione dei cittadini, per i cittadini, eletta dai cittadini di Fonzaso. Ringraziamo quindi Cristian Pasa per averci esposto le sue idee e naturalmente vi ricordiamo che si vota, l'abbiamo già detto prima, ma lo ripetiamo, il 12 giugno. Buona serata. Buonasera.